Prima sconfitta in trasferta per il Città di Teramo, 1-0 contro il Fontanelle, il Diavolo paga a caro prezzo i troppi errori sotto porta in fase difensiva, risultato bugiardo probabilmente. Pomante deve rinunciare al capitano Speranza e al portiere Bozzi, ma recupera del primo minuto il trequartista Palumbo che insieme al rientrante Di Stefano si piazzano alle spalle di Kovalonoske per un 3-4-2-1. Tre pali c'è il debutto di Donateo, migliore in campo. Il Fontanelle risponde con un 4-5-1 con la sola punta in avanti Eugenio Bontà. Si preannuncia subito una gara combattuta, agonisticamente ma equilibrata. Il Fontanelle, almeno nel primo tempo, è aggressivo a centrocampo. Il Diavolo cerca di fare la sua partita senza scoprirsi. Prima occasione di marca biancorossa con la conclusione di sinistro di Farindolini che il portiere blocca in due tempi. Rispondono i locali al 31esimo con Eugenio Bontà che in mezza rovesciata calcia alto. Il Teramo continua a spingere, al 35esimo sfiora il gol con Nikita che da due passi si fa ribattere la sfera. Senza altre emozioni si chiude sullo 0-0 la prima frazione. La ripresa è più emozionante. Al secondo minuto il Fontanelle a sorpresa sblocca il risultato con Di Sante che approfitta di una distrazione difensiva. Rischia ancora il Teramo un minuto dopo, prima con Eugenio Bontà, il pallonetto sul fondo e poi la squadra di Bizzarri due volte, manca il raddoppio, entrambe le occasioni con Mattia Bontà, ma è superlativo Donateo che salva. La reazione del Teramo inizia al 53esimo con il nuovo entrato d'Egidio che con un diagonale colpisce il palo e il preludio al pareggio che arriva al 54esimo sempre con d'Egidio che da solo in area firma il suo primo sigillo e va a fare festa con i tifosi sotto la curva. Al 60esimo ancora d'Egidio scatenato davanti alla porta, calcia alto. Ora il Teramo a spingere, a chiudere l'avversario nella propria area, ma fallisce davvero tante occasioni da qui alla fine. Al 68esimo dalla distanza d'Egidio la sfera sfiora il montante. È un tiro al bersaglio, oramai al 72esimo Palumbo si fa ribattere la sfera dal portiere, al 75esimo ancora Palumbo, solo davanti al portiere, sbaglia ancora, incredibile. Il Teramo non molla, spinge all'88esimo, fallisce il raddoppio con Icramellà, ma sul capovolgimento al 90esimo il colpo del KO lo infligge il Fontanelle che trova il raddoppio con Eugenio Bontà. Purtroppo la legge del calcio è terribile, quando sbagli tanto alla fine vieni punito. Le riprese della gara di Manuel Centurame. Sì, è stata una vittoria sofferta. Il Teramo è una squadra devastante sotto il profilo fisico, sotto il profilo del gioco. Diciamo che noi abbiamo avuto le due occasioni per chiuderla la partita, non l'abbiamo fatto e dopo la fine soffri. Ci vuole anche un pizzico di fortuna, perché siamo stati fortunati, il portiere ha fatto un paio di miracoli, però ripeto, io credo che alla fine la mia squadra ha lottato e secondo me se l'è meritata. Poi il calcio è strano, io di partite così ne ho viste tante e non aver fatto gol il Teramo, cioè, mi sembra una cosa assurda. Perché il Teramo ha sbagliato tanto, però. Ha sbagliato tanto, sì, mi sembra una cosa assurda, però ripeto, il calcio è fatto così. Noi abbiamo avuto due match point nel giro di 2-3 minuti, che se il bambino fa gol là davanti la partita è chiusa, finisce là. Purtroppo non ha fatto gol, ha sbagliato e noi siamo stati fortunati a non prendere gol, perché la verità è quella. Ma guardi, io credo che il Fontanella sia un'ottima squadra, dobbiamo mettere a posto qualcosa, avevamo degli infortunati con la Torres, ci siamo comportati, i ragazzi sono comportati benissimo. È un campionato, sì, dobbiamo ripartire da qua, ma dobbiamo ripartire dallo spirito che abbiamo messo in mezzo al campo, perché credetemi, non è semplice affrontare il Teramo. Anche strutturalmente è una squadra che quando attacca fa paura e quindi diciamo che oggi noi siamo stati bravi e fortunati. Avete incontrato già la Turris, oggi il Teramo, un parallelo? Ma io credo che il Teramo abbia qualcosina in più, anche se la Turris è 8 vittorie di fila, l'entusiasmo, 9 vittorie di fila, l'entusiasmo che porta magari se lo porta avanti. Io credo che il Teramo abbia qualcosina in più della Torres. A rischio di perderla, però anche non meritavamo neanche il pareggio per le occasioni che abbiamo avuto, perché le parate che sono state fatte da Antonio sono state fatte in ripartenza dove la squadra era sbilanciata e lì ci sta. Quello che fa rabbia è tutte le occasioni che abbiamo avuto sia del primo tempo che del secondo tempo, nitide davanti al portiere, che non abbiamo
concretizzato, però io dal punto di vista dell'atteggiamento e della prestazione dei ragazzi non posso dire nulla. È vero che abbiamo perso, secondo me meritatamente, c'è da lavorare perché è normale, non è bello perdere in questo modo, perché è vero che non dovevamo essere un po' più intelligenti, perché tu la partita se non la puoi vincere non la devi perdere. Non la devi perdere, dovevamo essere molto molto più intelligenti da quel punto di vista. Però di fronte abbiamo visto che abbiamo trovato una squadra secondo me forte, un'ottima squadra, che ci ha messo in difficoltà, però c'è da dire che noi abbiamo avuto solo dopo il gol loro, abbiamo avuto quei 5-10 minuti di blackout il secondo tempo, poi il primo tempo diciamo che è stata una partita alla pari, con più occasioni nostre che loro, poi il secondo tempo, poi una volta che abbiamo subito trovato il pareggio abbiamo avuto tantissime occasioni, e quando non fai gol davanti al portiere, come hai detto tu, a 5 metri dalla porta, è giusto che alla fine la partita la perdi. Cosa significa questa prima sconfitta per la classifica per il Teramo? Ma è normale che fa male. Fa male perché, soprattutto perché era immeritata. Guarda, io preferivo più, sai, giocare male e perdere, però così fa più rabbia, perché non si possono perdere queste partite. Non si possono perdere queste partite perché abbiamo avuto tantissime occasioni e lì dovevamo chiudere. È normale che fini della classifica, giustamente domenica, sicuramente non è una partita decisiva, però sarà importante, dobbiamo fare un risultato positivo contro la Turris. Però è normale, c'è tanto da lavorare, io mi assumo le responsabilità perché sono il primo responsabile di questa situazione. Io ho sempre detto non è facile, però io conosco un metodo che è il lavoro, dobbiamo lavorare settimanalmente ancora di più, vuol dire che quello che stiamo facendo ancora non va bene, perché se ogni partita è davanti alla porta siamo poco cattivi, vuol dire che io sto sbagliando qualcosa e giustamente devo rivedere qualcosa in allenamento, perché c'è da migliorare tanto. Sì, mentale, però questa è una squadra esperta. Penso che sono giocatori che alcuni hanno fatto categorie superiori, penso che questa partita si prepara da sola. È normale che ci sono più pressioni, perché se vincevi questa partita le pressioni erano un po' di meno. È normale che le pressioni ci sono, però ho un gruppo di persone esperte che penso che queste situazioni le hanno passate anche in passato, quindi non è un problema. Io devo pensare a preparare la partita sia dal punto di vista mentale sia dal punto di vista tecnico-tattico nel modo giusto, senza mettere tanta attenzione alla squadra, perché è vero che è una partita importante, ma non è la più importante, non è importantissima, perché il campionato è ancora lungo. Dispiace per la sconfitta di oggi perché era immeritata, però ce la siamo trovata, ce la siamo meritate, perché come ho detto prima non puoi non fare gol in tutte quelle occasioni. Penso che oggi sia stata la partita dove abbiamo avuto più occasioni dall'inizio del campionato. Giustamente se non fai gol, gli altri con due tiri, perché i miracoli di Antonio sono stati fatti tutti da ripartenze, dove è stato Antonio, è stato bravissimo. Però qualcosa da rivedere anche in difesa, mister? Ma sì, da rivedere in difesa, però c'è stata l'unica sbavatura dopo 5 minuti del secondo tempo. L'unica sbavatura, ci hanno fatto gol. Abbiamo rischiato due volte. Ma abbiamo rischiato due volte perché dovevamo cercare la vittoria a tutti i costi. Lì, ho detto, lì abbiamo sbagliato, non è da rivedere la linea difensiva o l'attacco. L'atteggiamento, lì dovevamo essere un po' più intelligenti, da capire se la partita non si può vincere, perché oggi era classica partita, potevi stare anche 4 giorni, non facevi gol, non la devi perdere, perché un pareggio era buono. Quello lì sì, è da rivedere, più che altro l'atteggiamento, dovevamo essere un po' più lucidi perché era da gestire la partita, però non penso che dal punto di vista difensivo questa squadra in 9 partite ha subito pochissimo, tutto si può dire tranne che dal punto di vista difensivo questa squadra pecca. È normale che dobbiamo essere bravi, più luci in certe letture che la partita ti porta a fare. Ma sì, è normale, Ivan ha avuto un problema 2 giorni prima della partita, ma poi è normale anche l'assenza di Bozzi, ma non perché il sostituto non sia valido, per una questione di under dove eri bloccato, come avete visto, io in certe sostituzioni ero un po' in deficit, diciamo, però questo è un problema, io l'ho detto anche ai ragazzi, noi dobbiamo pensare a emergenze, perché noi siamo arrivati qua il 5 settembre che già eravamo in emergenza. Se abbiamo accettato questo progetto, basta adesso dire sempre, per me sarebbe facile dirvi ogni domenica io mi alleno in 15, mi alleno in 16, no, ma basta, perché noi dobbiamo assumere le nostre responsabilità, io sono il primo che se le deve assumere. È vero, noi sapevamo, quando abbiamo accettato questo progetto, sapevamo quello che ci toccava, sapevamo che poteva succedere una roba del genere, degli infortuni, dei problemi con gli under, però se abbiamo accettato di venire nella città di Termoli, a Teramo, a giocarci un campionato importante, ci dobbiamo assumere le nostre responsabilità e io sono il primo.
Noi sapevamo di giocare contro una squadra che aveva tante individualità, giocatori che in qualsiasi momento potevano risolvere la partita. La settimana l'abbiamo preparata al meglio, poi sapevamo insomma di affrontare una partita di questo genere aperta a qualsiasi risultato. Abbiamo avuto tante occasioni, loro anche hanno avuto tante occasioni, però alla fine i punti sono andati a loro. Dispiace perché forse probabilmente potevamo meritare qualcosa in più. Beh no, assolutamente. Infatti avevo un po' di timori prima della partita perché purtroppo quando non si va in porta per tanto tempo poi magari diventa difficile prendere le distanze. Però alla fine penso di aver fatto una buona partita, purtroppo ai punti non abbiamo portato a casa granché. È una sconfitta grave che pregiudica il campionato del Teramo? No, assolutamente, il campionato è ancora lungo, domenica abbiamo lo scontro diretto, sabato prossimo abbiamo lo scontro diretto, quindi c'è ancora tempo, c'è tutto il girone di ritorno. Io sono tanti anni che ormai gioco questo campionato, so che può succedere sempre, in qualsiasi momento qualcosa, quindi non è assolutamente una partita che pregiudica il nostro cammino o insomma che va a rovinare tutto quanto di buono fatto fino ad adesso. Ma queste sono domande da fare al direttore sportivo e alla società, io purtroppo non ho le capacità di poter rispondere a questo. C'è il gruppo però per vincere? Sì, assolutamente. Questa squadra sappiamo tutti che è stata costruita all'ultimo, è fatta di tanti uomini e c'è un gruppo forte.